Voi state svendendo tutto e non ve ne accorgete. Mattei, gli americani hanno vinto la guerra e adesso aiutano l'Italia. E hanno posto solo due condizioni. Mettere le sinistre fuori dal governo e lasciare il petrolio alle loro società. Loro stanno facendo i loro interessi. Noi dobbiamo fare i nostri interessi. Ma che cosa crede che gli vendiamo con l'AGIP? Una scatola vuota? Forse, forse. Ma noi lasciamo agli americani la nostra possibilità di rimetterci in piedi da soli. Eh sì, perché se c'è qualcosa nel sottosuolo, senza l'AGIP, lo Stato è costretto a rivolgersi ai privati. I privati vengono, fanno i loro interessi e non si preoccupano dello sviluppo del paese. No, perché non è il loro paese. Lei dice se, dice forse, ma quello che vedo io di concreto è solo una valanga di debiti. E allora perché offrono 600 milioni per comprarla, eh? Perché vogliono andare loro in Valpadana al posto nostro? Glielo dico io perché, dietro l'AGIP c'è una miniera d'oro. E se in Italia l'industria vuole ricominciare ha bisogno di energia a basso prezzo, ma non continuando a chiedere l'elemosina in giro per il mondo, no! Abbiamo già regalato la Sicilia agli americani, che almeno la pianura padana rimanga agli italiani. 6 mesi di tempo, non un giorno di più. Se lei mi dimostra che questa azienda serve a qualcosa, bene, altrimenti si vende.